Ciola, responsabile della struttura Infea della città metropolitana di Messina. Siamo qui nella riserva naturale orientata di Capo Peloro e la giornata mondiale delle aree umide, la presenza di un esponente diciamo importante del gruppo di educazione ambientale della nostra realtà ci conforta e ci dà anche, come dire, incoraggiamento per queste attività così importanti e riteniamo che potranno dare un valido contributo nel proseguo dell'attività. Buongiorno, sono Peppe Cacciola del nodo provinciale della città metropolitana di Messina, ci occupiamo da una decina d'anni di educazione ambientale e tutto quello che riguarda l'educazione e il rispetto dell'ambiente è un nostro principio compito e dobbiamo stimolare affinché le buone pratiche e le attività di conservazione dell'ambiente consentano di preservare tutte le nostre bellezze paesaggistiche che sono anche un motivo culturale e un traino economico. Queste attività sono svolte di concerto con il laboratorio e la struttura territoriale di ARPA Sicilia di Messina, fanno trasparire non solo una presenza di rete Infea ma anche un impegno nelle altre appuntamenti che ci saranno, credo in coincidenza e poi con la conclusione, come ormai viene fatto da tanti anni, per la giornata mondiale dell'ambiente. Quali sono i programmi del nodo Infea provinciale e quali possono essere le attività e gli appuntamenti, possiamo dire, ai nostri allievi ma anche ai cittadini? Ma noi intanto siamo impegnati in questo progetto di elaborazione di una piattaforma consultabile da tutti gli utenti, ma soprattutto consultabile dalle scuole, dalle istituzioni scolastiche, dove i bambini e anche sia gli alunni delle scuole primarie e secondarie possono comunicare fra di loro, coadiuvarsi nei vari progetti e prendere il meglio uno dall'altro. E, per il resto noi siamo ben felici di collaborare con tutte le associazioni, soprattutto con il CIA di Messina e quindi con l'ARPA di Messina. E speriamo che queste, con un piccolo investimento che fa la provincia, il risultato potrà essere Buongiorno, sono la dottoressa Elena Grasso, un ornitologo libero professionista della Lipu di Messina. Allora, giornata mondiale delle aree umide, Ramsar. Certo. Siamo qui a conclusione di quelle giornate di avvicinamento al birdwatching che abbiamo fatto per le scolaresche e specificatamente con una classe dello IACI di Messina. Cosa faremo con loro? I rudimenti di riconoscimento dell'avifauna. Quali saranno questi nostri giovani amici? Potremmo osservare le specie che stanno svernando nel lago di Ganzirri e quindi fare capire l'importanza di questo sito, sia per le specie che stanno tutto l'anno, ma come sito migratorio, come sito di svernamento. Cercare di fargli riconoscere almeno alcune specie, quelle più semplici, in modo che ogni volta che passano di qua riconosceranno garzette, cormorani, erniceverini, spassi, la ricchezza di questo posto. E quindi sarà una giornata veramente interessante grazie ai volontari della Lipu. Con la professoressa Domenica Lucchesi, referente del laboratorio Infea della struttura territoriale di Messina di ARPA Sicilia. Ormai è un appuntamento consueto il 2 febbraio sui laghi di Ganzirri per la giornata internazionale delle aree umide Ramsar.
un bilancio delle attività, diciamo, di questa annualità e le previsioni per le prossime azioni di educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile coordinate dalla struttura Infea con la collaborazione di enti e associazioni. Sì, in effetti è un appuntamento ormai regolare anche con le avversità climatiche, perché ogni anno il 2 febbraio abbiamo sempre un evento diverso, una volta la pioggia, una volta il vento, però ci accompagna, la data è questa. Ma sicuramente fare il punto della situazione in attesa che questi ragazzi ci sopraggiungano qui in questa area per poter continuare a dire cosa vuol dire aria tutelata, a parlare delle valenze, perché nel venire qui praticamente sui laghi loro non temono nulla, ma c'era uno stormo di cormorani che era qualcosa di favoloso e che segnava il dominio di questo territorio. Ecco, è un territorio loro, è un territorio nel quale noi ci affacciamo e abbiamo continuato questo anno ad attenzionarlo, a fare sì che quello che è un luogo che è di grande valenza già dal punto di vista naturalistico possa diventare un laboratorio di conoscenza. Questo abbiamo voluto con i ragazzi e questo abbiamo fatto come laboratorio Infea di Arpa Sicilia in collaborazione con gli enti, le amministrazioni, le associazioni del territorio che hanno sempre fatto questo tipo di percorso. E infatti un ringraziamento all'Infea comunale, all'ingegnere Cancellieri con il CEA, a quelli che sono stati protagonisti e che intendiamo e con i quali intendiamo anche avvicinandoci a quelle che sono le strutture territoriali, quali provoco, attraverso loro abbiamo avvertito quelli che possono essere le esigenze, e proprio per questo motivo far sì che quest'area diventi un volano non soltanto per quanto riguarda l'area tutelata e forse a volte anche problematica, ma la città metropolitana ha sempre attenzionato quest'area, l'ha attenzionata come ha potuto, e nella volontà di supportare queste azioni di educazione ambientale noi vogliamo far sì che i ragazzi diventino sempre più consapevoli di quello che hanno, nella volontà di tutela, di protezione e di potenziamento, proprio perché questi luoghi possono diventare anche attraverso una successiva azione di previsione le potenzialità e come si possa investire su questi territori in maniera tale che i ragazzi possano dire che, visto che i ragazzi molto spesso dalla Sicilia scappano in cerca di lavoro, affinché si possa pensare anche che i lavori verdi possono avere un futuro, la sostenibilità e la tutela. Sottolinea costantemente con le situazioni di prevenzione e praticamente possono dare spazio anche a loro, cioè le nostre azioni sono queste. Proiezioni per il futuro tante, l'idea per esempio che quest'area possa diventare un'area Ramsar, diciamo cibalenata, far partire dei tavoli tecnici, far sì che in effetti questo tipo di iniziative possono effettivamente dare un supporto e possono identificarsi come volontà febbraio. Anche il 2 febbraio. Infatti la giornata bella è un'eccezione. Sicuramente a qualcuno probabilmente avrebbe partecipato, come la festa degli Aquiloni che ci sono stati anni precedenti. C'è un aerone cenerino che sta passando. Tanto ne passano chissà quanti. Guarda. Che servono per richiamare nel nostro territorio quelli che sono non soltanto i messinesi che non vivono
vivono qua, ma anche i turisti che vogliono venire in Sicilia o quelli che dalla Sicilia si spostano per venire nei nostri eventi. Da cose non organizzate abbiamo messo insieme una serie di operatori che insieme a noi fanno promozione, si autopromuovono e promuovono anche indirettamente la città di Messina. È un progetto, diciamo, editoriale che è un'idea del presidente, più un team comunicazione che si occupa del prologo di questo, abbiamo realizzato quello che secondo noi può essere la mappa della riserva di itinerari turistici, comunque naturalistici, perché quando parliamo di riserva consideriamo il fatto che c'è l'aria protetta e quindi dobbiamo cercare di attrarre un turista che è appassionato di questi luoghi, quindi della camminata, del watching, del mare, della vela, delle attività che si possono fare nel lago. A questo proposito, oltre agli eventi, organizziamo delle attività grazie a delle pubblicazioni che non sono soltanto la mappa, ma che sono stati anche due libri, che è una collana che trovate presso tutti i punti Feltrinelli e in tutte le librerie, che si chiama Le storie di Nonno Peloro. Siamo alla seconda pubblicazione con il secondo libro che parla della città di Risa, che è a Torre Faro. A cosa sono serviti questi libri? A fare degli itinerari per le scuole con i bambini che sono venuti e hanno visto, e verranno pure quest'anno, e hanno visto cosa si fa nella riserva e cosa propone, diciamo, l'offerta, diciamo, del prologo qual è. In questo punto specifico, un pochino prima, i ragazzi che vengono incontrano Lillo, che è nei panni di un molluschicultore, spiega quali sono le attività che si fanno non soltanto per l'estrazione del frutto, cioè della vongola, ma anche per mantenere comunque il lago in qualche modo pulito, perché grazie all'attività degli operatori del lago il lago si mantiene anche per come noi lo vediamo. Potrebbe essere ancora peggio. Lillo, ci vuoi illustrare, diciamo, anche in maniera sintetica? Noi innanzitutto, c'è una cooperativa che gestisce questa riserva, ha un'area di concessione, un'area demaniale proprio, e tutti i soci hanno delle particelle, ogni socio ha determinati numeri di secche, noi chiamiamo, che sono degli appezzamenti di terreno in acqua, dette secche. Da quattro generazioni noi produciamo e alleviamo vongole che sono di tre tipi, sono tutte e tre originali di questo posto. Una in particolare, la vongola Rizza, sono tre vongole che stiamo depositando ai marchi, sono riconosciute e tutelate perché vengono controllate ogni mese sia dai veterinari che dall'ARPA. L'ARPA controlla le acque, i veterinari controllano direttamente il frutto, prelevano delle vongole, noi le preleviamo, le diamo e loro. Noi ci occupiamo di produrre e allevare, ovviamente non è solo questo il compito che abbiamo. Queste secche vanno pulite un po' come fanno i contadini in campagna, da tutte le erbe morte, le alghe, ci sono tantissimi tipi di alghe in questo lago, e vanno pulite queste secche affinché restino sempre libere, in modo da essere sempre ossigenate e il frutto cresca per bene. Da questo, visto che le tecniche e gli attrezzi sono rimasti identici a quattro generazioni fa, c'è nata l'idea di promuovere. Non è che c'è nata l'idea adesso, ma da una vita che parliamo di questi tour, finalmente abbiamo avuto l'opportunità di renderli veramente ufficiali in tutti gli effetti. Sono dei tour coperti di assicurazioni, prendiamo i turisti, li portiamo nelle barche, li portiamo all'interno del lago, gli facciamo vedere le nostre tecniche di lavorazione, le secche. Ci sono secche bellissime, per esempio immaginate che siamo al centro del lago, voi siete sulle barche, io scendo, mi appoggio e ho l'acqua che arriva qua, e voi vedete una sorta di duna di deserto sottomarina bella grande, dove noi là abbiamo le vongole, capito? Poi sapete innanzitutto dove nascono le vongole, dove vivono?
all'interno della riserva stanno sottoterra, per questo vi dico, li chiamiamo secche, e all'interno delle secche sottoterra ci sono tutte queste vongole. E noi facciamo vedere un po' tutte queste cose, poi gli facciamo vedere le vongole. Questa attività è nata anche per i bambini delle scuole elementari, che sono rimasti abbastanza contenti dalle attività che abbiamo svolto. Tanto è vero che poi facevamo domande, allora vi ricordate quanti tipi di vongole abbiamo? E loro ripetevano tutto, tanto da farci capire che erano tutti attenti a questa attività. E quindi ora